Ascolta, Wild Boy. Papà, il mio papà, tu non l'hai conosciuto, ma era una persona meravigliosa. Papà diceva che il più straordinario degli orti è la mente. Nella mente puoi far crescere qualunque cosa, puoi far crescere tutto. Proprio così, tutto. Possiamo sognarlo il nostro orto, possiamo immaginarlo. Sognalo, Wild Boy. Chiudi gli occhi e guardalo crescere. Devi vedere le cipolle e i lamponi, i porri e i fiori e devi sentire la terra fra le dita, sotto i piedi. Devi sentire dove inizia la parte selvaggia. Proprio così, la parte selvaggia. La vedi? Riesci a sentirla, Wild Boy? Senti l'odore della terra, il profumo dei fiori. Senti i raggi del sole, la brezza e... Guarda, questa è la terra. E questi sono i lamponi e questi sono crisantemi. Non è fantastico qui? Sole, aria. Senti come cantano le allodole, creature meravigliose. Guarda, Wild Boy, vedi i cespugli, l'erba alta. Da lì in poi inizia un mondo selvaggio e io ci entrerò, strisciando come una lucertolina, come un serpentello. Striscia, striscia. Semi negli occhi e nel naso, terra sulle mani e sulle ginocchia. Guarda, un'allodola scende dal cielo. Papà. Da Wild Girl, Wild Boy di David Almond. Allora, stasera siamo entrati immediatamente dentro il testo e quindi è con questo che vi diamo il benvenuto agli appuntamenti della libreria L'altra città, appuntamenti che consentono di rimanere in contatto, rimanere in connessione e scoprire delle cose belle che succedono anche in questi momenti difficili della nostra storia. Oggi incontriamo Federica Iacobelli. Che chiamerei sul palco, che ha dato vita ad una collana importante, la collana I Gabbiani per la casa editrice Primavera, Edizioni Primavera, e che è dedicata al teatro per ragazzi. Abbiamo sentito dalla viva voce di Arianna Ninchi, attrice, ma anche direi amica personale della curatrice di questa collana. Che ci ha proprio fatto entrare in uno spazio teatrale che è ricostruito questa sera dentro la libreria, proprio perché raccontando la storia dei Gabbiani vogliamo anche omaggiare il teatro. Grazie a voi per essere qui con noi questa sera. Lucilla Lucchese ci introduce la Iacobelli. Salve a tutti, buon pomeriggio. Allora, Federica Iacobelli, romana di nascita, ma so che ha vissuto parecchio in Campania, è la curatrice, come diceva, Silvia, della collana I Gabbiani per la casa editrice. La casa editrice Edizioni Primavera, ma Federica Iacobelli lavora come scrittrice, come sceneggiatrice, come drammaturga, e so che insegna sceneggiatura ad Urbino e conduce corsi di scrittura drammaturgica in istituti di alta formazione universitaria, come ad esempio la Scuola Normale Superiore di Pisa. Ha scritto anche racconti, cioè ha un suo percorso poi come scrittrice, racconti e romanzi. Due romanzi, uno per Topi Pittori, La città è una nave, e l'altro Storia di Carla, edito dalla Pendragon. Dunque, entriamo subito nel vivo del nostro incontro. Federica, raccontaci un pochino come è nato questo progetto di testi teatrali per la lettura di rivolta a ragazzi e a bambini. Grazie Lucilla, grazie Silvia, grazie Arianna e grazie all'altra città per questo invito. La collana I Gabbiani è una collana che ha ancora poca vita dietro perché è nata nel marzo 2020,
quindi diciamo tra poco compie un anno. Anzi, forse i primi libri sono usciti ad aprile, perché poi con tutto quello che era successo intanto era stata un'uscita un po' ritardata. Una collana di letteratura teatrale per giovani lettori. È un progetto che nasce innanzitutto dall'incontro tra me e l'editore, Edizioni Primavera. Era un progetto che cercava casa da molto tempo, che aveva trovato una casa anche 15 anni prima, anche se in una forma molto diversa, ed era nato e subito morto, e che invece ha trovato nell'editore Edizioni Primavera, che non a caso è un editore campano. È una coincidenza che io trovo molto bella, perché appunto io sono cresciuta a Napoli e l'editore invece ha sede a Cervinara, che è una piccola città in provincia di Avellino, e tra Avellino e Benevento, tra i due capoluoghi di provincia campani. E da tempo io cercavo una casa per libri che contenessero testi teatrali, e in particolare testi teatrali rivolti ai bambini, ai ragazzi, ai giovani. E questo per tante ragioni, perché avevo nel tempo fatto crescere un archivio di testi teatrali, quindi di scritture per il teatro, testi che io trovavo belli anche solo da leggere, e quindi trovavo che potessero diventare dei libri. Spesso erano testi non italiani, perché diciamo per un po' per la storia degli ultimi decenni del teatro, la scrittura in particolare nel teatro italiano e anche nel teatro ragazzi non è esattamente la cosa più importante, quindi magari era un po' più difficile trovare testi pubblicabili di autori italiani. Quindi insomma nasce da questa mia passione e dall'idea che la ricerca e la scrittura teatrale possa raccontare storie anche prima della rappresentazione, e possa anche dar luogo a tante possibilità diverse di lettura. Quindi la lettura silenziosa, come se fossero dei romanzi, dei racconti, la lettura ad alta voce, la lettura collettiva, e poi, perché no, anche una rete non soltanto con le scuole ma anche con i teatri, quindi semplicemente far circolare nuovi testi teatrali anche non ancora così conosciuti. Senti Arianna, hai dato il nome alla collana I Gabbiani, scusami Federica, l'ho associato con Arianna. Io confondo con Arianna, e volevo chiedere infatti ad Arianna se ci leggeva un attimino dietro la quarta il bellissimo pezzettino che l'editore ha dedicato proprio al nome della collana, e ti volevo chiedere se era casuale un riferimento a Chekhov, a Gabbiani di Chekhov. Vado io e poi Arianna legge. Sì, no, il riferimento c'è, e abbiamo cercato a lungo un nome per questa collana, e l'idea appunto che siano testi teatrali belli da leggere, che siano letteratura. Infatti la collana è per me una collana di letteratura teatrale, il suo nome è questo, letteratura teatrale per giovani lettori. E Chekhov è uno dei miei scrittori di teatro preferiti, non solo di teatro, e allora il riferimento c'è. Ok. Leggo queste frasi veramente bellissime. I gabbiani si muovono in volo tra la scrittura, la lettura e la scena, come tra il mare, il cielo e la terra. Sono storie da tutto il mondo. Personaggi, dialoghi, spazi, monologhi, tempi, presenze, assenze, ritmi e silenzi. Vivono liberi, ma se li sai prendere, ti portano in viaggio con corpo, cuore e mente. Sì, è una domanda. Nel curare queste opere, come hai proceduto per selezionare gli autori? Come dicevo prima, esiste un archivio da molti anni. Questo archivio si stava già costituendo in un'occasione di incontro tra me e Arianna, tra l'altro, alla Villa San Michele di Anacapri, perché diciamo è parte di un lavoro che ho fatto molti anni fa con un gruppo di drammaturghi internazionale che aveva sede a Parigi e che si muoveva anche intorno al Centro Culturale Svedese di Parigi. Con l'idea di raccogliere scritture da più parti del mondo, in
più lingue che fossero destinate alla scena, quindi che avessero una forma teatrale, dialoghi, monologhi, silenzi, assenze, quello che appunto Arianna leggeva dalla copertina, dalla quarta di copertina, e che fossero destinate in particolare ai bambini e ai ragazzi. E, in particolare era nato un foglietton teatrale scritto da diversi autori in diverse lingue, quindi ogni episodio di questo foglietton aveva una lingua diversa, poi sono stati tradotti tutti in francese e tutti in inglese, e con queste diverse drammaturgie che rappresentavano anche un po' diverse culture, diversi modi di vivere, le storie anche dei paesi da cui venivano, però intorno a un tema che era dato in quel caso, si è fatto poi un grande lavoro anche nelle scuole, con gli insegnanti, sono nati tanti incontri anche di lettura di Misa Lecture, come quello appunto in cui Arianna è stata una delle voci di questo foglietton. Per questo mi sembra particolarmente importante l'occasione che proprio Arianna ha creato nella vostra libreria. Quindi insomma, attraverso incontri innanzitutto, incontri con drammaturghi, incontri con studiosi di teatro, incontri con editori, per esempio anche con case editrici di diversi paesi che pubblicano teatro, perché ci sono paesi in cui l'editoria della letteratura teatrale è molto sviluppata, uno su tutti è la Francia, che in particolare da ormai più di 30 anni ha tutta una serie di case editrici che pubblicano testi teatrali per giovani lettori. Ovviamente in Francia c'è una tradizione importantissima di teatro di parola, quindi anche questo ha dato il là a questo tipo di editoria. Però ecco, da discussioni, da scambi di testi è nata la possibilità di recuperare tutta una serie di letture che potevano entrare nell'idea della creazione di un catalogo, perché questo poi anche, una collana nasce per creare un catalogo libero, come anche diciamo tra le parole chiave del testo che Arianna ha letto in quarta di copertina c'è la parola libero. Libero in tanti sensi, libero nella ricerca, è libero nelle forme della scrittura, perché scrivere per il teatro può avere a che fare con tante forme, e oggi la scrittura drammaturgica è più libera che mai, non siamo più alle regole diciamo del dramma, diciamo c'è stata la crisi del dramma, sono successe tante cose, quindi una libertà di forme di questa scrittura e la possibilità di avere in catalogo tante forme drammaturgiche. Una libertà anche da certi legami che si creano spesso per l'editoria teatrale con la messa in scena dei testi, per esempio, no? Il grande coraggio delle edizioni Primavera, che poi sono Alessandro Carofano e Claudia Cioffi che fanno con me questi libri, Alessandro è anche il creatore del design di questi libri. Ecco sì, il grande coraggio sta nel fatto che noi non pubblichiamo solo testi che hanno immediatamente una rappresentazione al di là del periodo che stiamo vivendo, in cui non possiamo neanche parlare di rappresentazione perché i teatri sono chiusi, ma spesso l'editoria teatrale crea questo connubio, cioè io pubblico un testo perché so che quel testo è in scena e quindi i libri possono andare di pari passo con la rappresentazione. Ecco, non è quello che noi facciamo, anche perché nella mia idea entreranno nella collana anche testi storici, anche testi che non sono mai stati tradotti in italiano. E uno dei testi italiani che abbiamo pubblicato, uno degli ultimi, è un testo che non ancora è stato rappresentato e spero che troverà presto la strada della rappresentazione. Un altro è un testo che io avevo conosciuto perché avevo visto in scena prima di leggerlo, ma che adesso da un po' di tempo non è più in scena. Quindi diciamo che c'è anche questo tipo di libertà, e anche la libertà rispetto all'origine della scrittura, quindi non solo testi che sono nati per essere destinati ai bambini, ma anche testi che non sono nati con quell'intenzione, ma poi diciamo da me e da chi lavora con me siano considerati magari anche adatti a un pubblico di piccoli, e poi piccoli con tante età, anche qui una libertà.
quindi senza l'età non è dichiarata in copertina, come avete visto, e però diciamo alcuni testi già tra quelli usciti sono per piccolissimi e altri sono invece per tutti, insomma sono dagli adolescenti in su. E questo sarà sempre, diciamo, diverse età vorremmo toccare. Senti, Federica, a me ha colpito proprio per la mia formazione, avendo studiato archeologia all'università, mi ha colpito che tra i vari titoli ci fosse anche un titolo dedicato a Medea. Ovviamente viene rielaborato e rivisitato. Medea, la tragedia di Euripide. E tra l'altro volevo ricordare che siccome due autori sono scandinavi, oggi abbiamo ricevuto proprio un piccolo commento del Circolo Scandinavo qui a Roma, che apprezzava ovviamente questa la tua collana e questa nostra iniziativa. E ritornando a Medea, appunto, mi ha incuriosito il fatto che tra i tanti autori, da David Almond, che ha letto appunto Arianna, ad altri ci fosse anche Euripide, cioè voi attingete anche a testi storici. Volevo capire un pochino più da vicino come avevate lavorato, come tu hai lavorato alla resa di questo testo. Allora, il testo a cui fai riferimento... Bambini, ragazzi, non è proprio banalissimo. Ecco. Il testo a cui fai riferimento è I figli di Medea, di Perle Zander e Susanne Osten, si è pronunciato. E Susanne Osten, sì, che sono due drammaturghi e registi svedesi. Susanne Osten in particolare è stata anche una pioniera nel teatro per bambini e ragazzi e ha fondato uno dei primi teatri per ragazzi europei, che è il Teatro Unga Clara di Stoccolma. E proprio questo luogo, il Teatro Unga Clara, è stato nel 1975 il luogo in cui questo testo, che inaugura la collana ai gabbiani, diciamo volutamente perché è un testo già storico del teatro ragazzi, in questo luogo al Teatro Unga Clara Susanne Osten e Perle Zander hanno lavorato con delle classi di bambini dai 7 agli 11 anni e con un piccolo gruppo di attori e hanno riletto con i bambini la Medea di Euripide. Quindi hanno lavorato sul testo classico e con in due direzioni. Quella principale era la tragedia di Euripide la rivediamo dal punto di vista dei figli di Medea. Figli di Medea che tutti sanno sono diciamo protagonisti nel senso che sono le vittime della tragedia, ma in Euripide, nel testo di Euripide non dicono una parola, o meglio dicono una parola quando si accorgono di quello che la madre sta per fare. Sono sempre in scena, ma sono muti e non hanno voce. E invece Susanne Osten voleva dare voce ai bambini di questa tragedia e attraverso, cioè, dando voce ai bambini di quella tragedia, dava voce in anni in cui si parlava di divorzio e insomma anni anche diciamo di grandi movimenti, di contestazioni, di rivoluzioni, dava voce a tutti i bambini che vivevano le tragedie dei grandi, dei grandi della loro famiglia, che litigavano, che si separavano, che si dimenticavano di loro, insomma, che li abbandonavano, eccetera, eccetera. Un testo che è sconvolgente per tante ragioni, perché riesce a essere anche divertente, pur non avendo un finale veramente positivo, nel senso che si ferma prima della fine della tragedia di Euripide. Noi possiamo immaginare tante cose sul finale. E dà voce a dei bambini che sono molto piccoli in realtà e viene messo in scena da allora a oggi nei paesi scandinavi continuamente con dei ragazzi in scena, con attori ragazzi che fanno la parte dei figli di Medea. Figli di Medea che nella drammaturgia di questo testo vogliono fuggire dalla casa di Medea e Giasone, quindi loro non ne possono più di Medea e Giasone e cercano, diciamo, la tragicommedia, se così posso chiamarla, è un susseguirsi di tentativi di fuga
che falliscono. E la cosa interessante linguisticamente è che Susanne Osten e Perlie Sander hanno preso interi brani dalla Medea di Euripide, perché i grandi parlano con le parole di Euripide in questa tragedia, mentre i piccoli parlano, anche perché i loro dialoghi sono venuti fuori dai bambini svedesi, dalle improvvisazioni, parlano con una lingua quotidiana e infantile. È un testo che ha sconvolto anche diciamo, gli svedesi quando è stato rappresentato le prime volte in Svezia, e a me sembrava molto interessante provare ad aprire la collana con un testo così. Io volevo sentire un attimo Arianna rispetto al primo testo che abbiamo sentito, che è di un autore importantissimo. Sicuramente quando uno si trova sotto mano tutti i titoli che avete pubblicato, molti per un anno di vita, diciamo, rimane assolutamente colpita da David Almond, no? E abbiamo infatti aperto con questo, è un attore prolifico che ha toccato tanti ambiti della letteratura per ragazzi e non solo. E com'è andata per te immergerti in questa lettura? Perché so che avete immaginato insieme anche un percorso per noi questa sera. E quindi facciamo un attimo focus su questa apertura. Com'è andata? È andata che io avevo già letto tre testi di questa collana, perché con Federica ci sentiamo spesso e mi piace seguire quello che fa, quindi tre testi già li conoscevo, mentre gli altri quattro, al momento sette ne sono stati pubblicati, non li conoscevo. E così leggendoli mi ha colpito molto questo testo Wild Girl, Wild Boy, per diverse ragioni. In primis mi colpiva il fatto che il tema dell'immaginazione, il potere dell'immaginazione in questo momento storico, secondo me è fondamentale, perché appunto questo spronare a immaginare anche in situazioni di reclusione, perché nella scena precedente la madre chiude nella stanza la ragazzina e lei ha questo compagno immaginario, Wild Boy, se lo immagina, e lei chiusa dentro la stanza, la prima cosa che fa è tentare di uscire, poi si placa e dice: ma sai che c'è? Immaginiamo, proviamo a immaginare. E quindi in questo momento storico, secondo me, è una cosa veramente fondamentale questa capacità di andare oltre i muri, oltre le chiusure che purtroppo ci toccano. Questo è quindi questo proprio appello, questo fare utilizzare i sensi, vedere, guardare e andare oltre, mi ha colpito molto per questo. E questa è la riprova, Federica, che anche per noi grandi questi libri sono fortemente parlanti. Beh, questo mi fa molto piacere. Tra l'altro, una cosa che ho dimenticato di dire, che fa parte fortemente del progetto editoriale, è che questi libri non hanno illustrazioni interne, quindi i libri sono i testi teatrali, ma hanno una copertina illustrata, che è come una locandina ogni volta, come una locandina del testo, e ogni volta, per ogni libro, scegliamo un illustratore diverso che viene chiamato a leggere il testo e a ideare l'immagine di copertina. Arianna, andiamo? Andiamo, leggiamo ora un brano tratto da Lucy, gli orsi, di Karin Serr. Qualcosa mi ha svegliata stanotte. Il vento sollevava la tenda e la luna emanava una strana luce verde. Mi sono alzata, un po' in ansia. E il mio orso non era più sul tappetino. Mi mancava, mi faceva sentire un gran freddo dentro. Senza fare rumore, mi sono messa a cercarlo. Sotto il letto, nell'armadio. Lui adora sdraiarsi sui miei calzini vecchi. Io ho persino scrollato il mio piumone. Niente. Allora sono andata a guardare dalla finestra. Ed ecco, ho visto i nostri orsi lì sotto, seduti tutti e tre in cerchio sul prato, come aspettando che qualcosa cadesse dal cielo in mezzo alle loro zampe. Tutto a un tratto, poi, si è alzato un vento tra le foglie degli alberi. Una musica senza note ma frusciante.
È stato allora che il tuo orso si è alzato, papà, dolce dolce, e si è messo a ballare lentamente sotto la luna. Un attimo dopo, quello di Eli si è alzato in piedi e si è messo a ballare anche lui. Ha fatto lo stesso subito dopo. E io, dietro al vetro, la fronte contro la tenda sgualcita, io li guardavo ballare. E si guardava segreta, capisci? Non mi credi? Ma sì, tesoro, ti credo. È solo che qualche volta io ho paura per te. Quando vedo tutti quei matti fuori, un giorno capirai. Sai, è difficile non essere come gli altri. Stai attenta a te. Non devi dire per forza tutto quello che pensi, tutto quello che vedi. Non a tutti, almeno. Ti voglio bene, lo sai. Sei la mia piccola pazza preferita. Con questa collana, Federica, facciamo una sorta di giro del mondo. Qui dove ci hai portato? Qui vi ho portato in Francia. Karin Serre è un'autrice molto prolifica, teatrale, francese, anche autrice di romanzi per ragazzi e anche scenografa, è veramente una donna di teatro. Ed è anche una delle persone che sono alle origini di questo progetto. Era lei che aveva ideato il feuilleton teatrale di cui vi parlavo prima, e moltissimi suoi testi sono pubblicati in Francia. Questo in particolare, che è un testo che ha già qualche anno di vita, era pubblicato dall'École del Loisir, e sono sempre testi molto delicati, devo dire, molto evocativi. È interessante che l'abbinamento di Almond e Karin Serre, che sono rispettivamente il secondo titolo e il terzo titolo della collana, non è casuale, perché questi testi hanno molto in comune in realtà. In entrambi c'è una sorta di amico immaginario, c'è quest'idea della scena teatrale scritta come, con il suo potere evocativo, col suo potere di evocare degli esseri, di evocare delle creature, però lo fanno con un tono completamente diverso, con un'idea del teatro completamente diversa. Anche questo, il giro del mondo alla ricerca di testi teatrali è anche la ricerca di tante idee diverse di teatro, tutte diverse. Altri autori, il quarto titolo è di un'italiana, Sonia Antinori. Cronache del bambino Anatra, un testo per esempio che non era stato scritto per ragazzi, ma che è stato rappresentato sempre sia in serale che in matinée, quindi lo vedevano anche le scuole. Il quinto titolo viene dal Canada, dal Quebec in particolare, quindi dal Canada francofono, e l'autore è un altro prolifico autore di teatro per bambini che si chiama Pascal Brûlément. Ed è il testo per più piccoli che finora abbiamo pubblicato, una fiaba in forma di teatro che si chiama Piccola Strega. E il sesto titolo è di nuovo un titolo italiano, Elettra sulle molle di Roberto Cavosi, che pure non è scritto per i ragazzi. Roberto Cavosi è un drammaturgo noto della scena teatrale italiana, e questo è un testo inedito, appunto, non ancora rappresentato, che a me è sembrato subito parlare molto di adolescenza e agli adolescenti. E il settimo titolo del 2020, che finora è l'ultimo uscito, ma a marzo usciranno due nuovi titoli dei Gabbiani, è invece un testo che proprio sembra non entrarci, diciamo, con i giovani lettori. Invece per me c'entra moltissimo, perché secondo me può piacere moltissimo ai giovani lettori, ed è un testo che ha a che fare molto col titolo della collana, I Gabbiani, ed è un testo messo in scena, che ha girato il mondo, messo in scena da tantissimi e tra tutti da Peter Brook, in uno spettacolo che è considerato da tanti uno degli spettacoli più belli mai visti a teatro. E io pensavo fosse tradotto in italiano, invece non era mai stato tradotto e pubblicato in italiano. Quindi quando l'ho scoperto abbiamo subito deciso con Alessandra e Claudia che doveva stare nei Gabbiani e doveva starci subito, quindi nel primo anno. Federica, un
titolo futuro, un progetto futuro, ce lo puoi dire o è top Ancora no, mi secret? deve, dall'inizio di questa cosa aveva avrebbe comunicato, chissà. Allora, non posso dirlo del tutto, nel senso che non l'abbiamo ancora comunicato con l'editore, insomma, non vorrei scavalcare le scelte di comunicazione dell'editore, però posso dire che per buona parte del 2021 usciranno dei testi per piccoli. Quindi diciamo abbassiamo un po' l'età di riferimento, quindi diciamo tra 7, 8, 9, 10 anni diciamo, come prima età di riferimento, e che sui primi quattro titoli ben tre saranno italiani. Interessante. E noi faremo in modo di averli in libreria, assolutamente. Arianna, tu hai un'altra sorpresa per noi? Sì, parlavamo dell'ultimo testo, che è stato il primo che io ho acquistato, La tua mano nella mia, di Carol Rocamora. E io, come Federica, conoscendo lo spettacolo di Peter Brook, a un certo punto mi sono messa su Google a cercare il testo in italiano e non c'era, ho detto ma possibile? Poi, dopo mesi, ho detto ma forse faccio la ricerca meglio, ho ricercato ed è apparsa finalmente I Gabbiani. Ho detto cavoli, la Fede è stupenda, è riuscita finalmente a farlo tradurre perché cioè, è un testo incredibile, incredibile. E mi meravigliavo di come nessuno, il testo diciamo, è stato messo in scena, mi sembra nel 2005 da Peter Brook, Sì. la versione di Peter Brook. Quindi dopo quel successo insomma, aspettavo di averlo pubblicato, invece non arrivava e poi Federica l'ha fatto per noi. Quindi davvero Fede, grazie, questo è il primo dei Gabbiani che io ho avuto. E, ovviamente parla di uomini e donne di teatro e quindi lo amo particolarmente. Vi leggo un piccolo brano. Adorato maritino mio, rieccomi a Mosca. Non sai quanto ho odiato dover ritornare e lasciarti ancora una volta. Il viaggio in carrozza è stato un incubo, ho pianto tutto il tempo. Perché? Perché non ti ho dato un altro bacio sulla terrazza? In treno ci ho pensato per tutto il tempo. Seduta davanti a me c'era una signora di Yalta. Mi ha chiesto se mi piaceva Chekhov. Ovviamente non le ho detto chi ero. Appena arrivata sono corsa in teatro. Stanislavski mi ha tempestato di domande. Avevo forse intenzione di ritirarmi dalle scene? Ci raggiungerai qui, è vero, in inverno. Io mi struggo senza di te. A cosa pensi? Cosa sogni? Hai ricevuto le mie lettere e tengono in ordine la tua stanza. Rispondimi, ti prego, a ogni singola domanda. E soprattutto, mio adorato, mio prezioso compagno, continua a scrivere. Ama ogni parola, ogni pensiero. Renditi conto di quanto la gente ne abbia disperatamente bisogno. Il giardino dei ciliegi, che bel titolo! Stai scrivendo, sì? Io sarò la pazienza fatta persona, ma davvero credimi, non sai quanto la compagnia lo aspetti. Stanislavski mi ha subito chiesto a che punto sei. Una commedia. Non vediamo l'ora di leggerla. Ti ho mandato dei dolcetti, amore mio. Scrivimi quando li avrai ricevuti. E abbandonati ai miei baci bollenti. Beh, ci stava benissimo Arianna in questa parte, no? La sentivo proprio sua. Infatti mi dispiace che il tuo volto sia coperto da questa mascherina, ma è così che dobbiamo fare. Te lo farei quasi rifare mentre non ce n'è in chiusura, che battuta finale. Federica, mi incuriosiva un fatto. Allora, pensavo poco fa a quante scuole negli ultimi anni hanno aderito a progetti di scoperta e di racconto dell'opera. E hanno riempito teatri con tanti entusiasmi, classi, scuole intere, hanno portato i bambini partecipi in teatro per l'opera. Com'è la situazione del teatro? Com'è la situazione del teatro cioè, Allora, rispetto al teatro ragazzi, dici? ragazzi, sì, lasciamo stare questa ultima fase che vogliamo considerare una parentesi.
Sicuramente ci sono scuole che hanno organizzato attività laboratori, percorsi teatrali, extracurricolari o curricolari, eccetera, però l'opera, l'impatto dell'opera veramente negli ultimi anni mi sembrava davvero pazzesco. Com'è il teatro, la scuola e i giovani lettori? Beh, diciamo che sul teatro ragazzi in particolare io non posso rispondere più di tanto, cioè posso rispondere come spettatrice e posso rispondere perché intorno a me, anche in dialogo in questo momento, anche grazie alla collana, ci sono tante persone, direttori di teatri, persone che fanno parte di associazioni che si occupano di teatro ragazzi, gruppi teatrali, drammaturghi, insomma, il teatro ragazzi è vivo, ci sono tanti teatri che fanno stagioni di teatro ragazzi, c'è il premio Scenario Infanzia, un premio importante che dedica una sua appunto sezione soltanto al teatro per l'infanzia, quindi c'è tanta ricerca, ci sono tante persone che vi si dedicano e sicuramente diciamo una dei nodi e delle mancanze rilevate anche magari da chi lavora dentro è quella della scrittura, cioè è quella di un repertorio di testi, no? Cioè, c'è tanto teatro di narrazione sicuramente e nel teatro di narrazione ci sono anche dei bellissimi testi e nei Gabbiani entreranno anche dei testi di teatro di narrazione, quindi dei monologhi, dei testi a un personaggio o dove gli altri personaggi si inseriscono nel monologo, poi ognuno può scegliere come leggerli e come metterli in scena. E questo rapporto, diciamo, con i testi sicuramente è rilevato da più parti o se non altro da chi ha dialogato con me. Come un punto debole, come una mancanza, come qualcosa che si vorrebbe rafforzare anche nell'idea di trovare o storie nuove o modi diversi di raccontare queste storie. Non so, prima Arianna ha letto così bene il testo di Rocamora, per esempio, anche lì c'è ancora un'altra idea di drammaturgia, è una drammaturgia costruita incredibilmente su tutto un materiale documentario, cioè quasi nessuna delle parole del testo di Carol Rocamora è di Carol Rocamora. Quasi tutte le parole di quel testo vengono dalle lettere tra Anton Chekhov e Olga Knipper, le lettere che il drammaturgo e l'attrice nella storia del loro amore si scambiarono in 6 anni del loro amore. Però, diciamo, che cosa ha fatto Carol Rocamora? Ha scelto de dei brani, li ha montati. Quindi è un lavoro di scrittura che è un lavoro di montaggio, è incredibile perché quello che ottiene, diciamo, da questo lavoro di montaggio è in realtà un racconto meraviglioso, ironico, struggente di quest'amore, no? E quindi, diciamo, che cosa significa rafforzare la presenza di scritture, di teatro da leggere? Significa anche scoprire che ci sono tanti modi, di raccontare, anche magari, diciamo anche quelle storie che non so, le fiabe, per esempio, penso a Piccola strega di Pascal Bourlemans, che è entrato in catalogo, che non è una fiaba tradizionale, è una nuova fiaba, che però lavora su tutti gli archetipi, diciamo, fiabeschi che conosciamo. Eppure è un testo, per esempio, quello che ha una drammaturgia che ha molto a che vedere con anche il teatro contemporaneo, il teatro di ricerca, insomma, c'è dentro qualcosa di nuovo, ecco, anche nel modo di lavorare sul fiabesco, che quindi può essere, diciamo, un'esperienza come scrittura, come lettura e anche per chi mette in scena, che siano i bambini a casa, i bambini in classe o i teatranti, nuova, stimolante, ecco, c'è anche questo nell'idea di creare piano piano nel tempo. Il catalogo dei Gabbiani. Grazie. Infatti, volevo dirti, Federica, non so tu come la vedi, però in questa fase in cui si sta sperimentando nella scrittura e lettura di testi per ragazzi, ad esempio la graphic novel, no? Che sta andando tantissimo, anche o meglio, sta prendendo piede, e classici li stanno adesso
riducendo, comunque rivisitando, reinterpretando con la lente della graphic novel, e funzionano. Leggendo i tuoi testi mi sono detta, in questo appunto, in questa situazione di sperimentazione, dico, chissà che la scrittura teatrale, proprio per come è costruita e concepita, riesca ad avere un successo, catturi l'attenzione dei ragazzi, proprio perché ha questa scrittura molto diretta e molto visiva, no? Un po' come appunto la graphic novel. Mi è sembrato rientrare in un discorso proprio più ampio di sperimentazione di questi ultimi tempi rispetto a diversi modi appunto di scrivere e di leggere per bambini e ragazzi. E io spero tanto che la tua collana trovi il successo che merita. Noi qui con Silvia ci proveremo in libreria, perché appunto mi piace questa idea di portare il teatro per essere letto. Normalmente quando arrivavano cose legate al teatro erano pensate soprattutto quelle poche cose per gli insegnanti, per mettere su lo spettacolo. Invece no, ecco, io voglio togliere ogni dubbio. La collana che Federica Iacobelli ha curato è tutt'altra cosa. Non è il copione, copione per l'insegnante, bensì è un modo diverso di leggere una lettura teatrale rivolta ai ragazzi direttamente. Ci tenevo a sottolineare questa cosa, scusami. Mi fa molto piacere che tu l'abbia sottolineata, perché anche questo rientra in quell'idea di libertà di cui parlavamo all'inizio dell'incontro, no? La libertà di leggere in diverse forme e anche la libertà di leggere come si vuole. Io ho subito, diciamo, non ho mai pensato che in questi libri dovessero esserci delle schede. Questi libri sono soltanto il testo e veramente non c'è nessun intervento, diciamo, nostro, di guida alla lettura, né tantomeno alla messa in scena, che non sarebbe neanche il mio lavoro, quindi non si potrebbe neanche fare, ma sono libri, sono molto contenta di quello che tu hai sottolineato. Sono libri, sono storie raccontate in questa forma di scrittura per la scena, quindi di scrittura funzionale anche, che immagina il teatro. Arianna, con questa parola lasciamo a te la conclusione, se ti va. Oh my God! No, io vi voglio ringraziare perché avete accolto l'invito. Io amo, voglio molto bene a Federica, siamo molto amiche e amo questo lavoro che lei sta portando avanti da tempo, perché dietro a quest'anno di pubblicazione c'è un grande lavoro dietro e lo abbiamo intuito chiacchierando con lei. Quindi vi ringrazio tantissimo per averci ospitato, per le parole che avete detto, che ho trovato molto giuste. E poi Fede, spero di... Lei vive a Bologna, noi ci siamo conosciute a Bologna e spero quanto prima ci sia la possibilità di spostarsi, di rivedersi. E, ci sono tante persone in questi anni che ci sono state vicine nel nostro lavoro, noi ci siamo conosciute... a un laboratorio di teatro, poi io sono venuta via da Bologna, lei è rimasta lì, e tu hai parlato prima del Circolo Scandinavo, e Marie, la direttrice del Circolo Scandinavo, è lei che ci ha, dopo anni, rimesso in contatto proprio quando abbiamo fatto questa esperienza di drammaturgia europea ad Anna Capri. È stata un'esperienza bellissima, Fede, c'era anche mio C'era anche padre. tuo padre, sì. Esatto. E lì io ho respirato veramente in quella situazione ad Anna Capri una libertà per tornare alla parola che è tornata questa sera tante volte e pensa che mi chiesero, ma hai un bambino da portare con te? Io dissi sì, mio padre, agli organizzatori e loro dissero, geniale, sei geniale e mio padre in scena ha fatto il mio bambino. E quella libertà è qui dentro. C'è un grande bisogno di tutto questo. E quindi, Fede, grazie veramente. E è stato un piacere ritrovarti stasera.
Grazie a te Arianna e grazie a voi davvero, sono commossa. Grazie per questo momento prezioso. Noi ricordiamo a chi vuole acquistare questi libri che sono disponibili tutti i titoli in libreria, tutti i sette finora pubblicati e poi prossimamente le novità. Trovate questa intervista anche sul nostro canale YouTube, Libreria L'altra città. Quindi chi non è potuto stare con noi questa sera potrà andarlo a scovare e dedicarselo in un momento comodo per sé. E i contenuti sono preziosi e noi ce li teniamo cari. Grazie Federica Iacobelli. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Buona serata a Grazie a tutti. tutti. Ciao. Ciao.